fatta Giovanni, un uomo di 63 anni, un barone addirittura, è internato a Lanciano perché sospettato di attività spionistica. Il caso suo è simile a quello di Enzo Tortora. A seguito dell'internamento si ammalò gravemente, per finire morto poi a Firenze, prima ancora di poter essere liberato. Si chiama Memorie per la Pace, l'iniziativa dell'AMPI di Lanciano, che ha scelto di unire i valori della resistenza all'attenzione per l'ambiente, e lo ha fatto coinvolgendo i ragazzi e le loro famiglie in un percorso che ha preso il via nel Parco delle Memorie. Tre alberi di ulivo, simbolo della pace per eccellenza, la cui cura è stata affidata ai ragazzi del quartiere Emanuele, Lara, Damiano e Riccardo. La costruzione di una società migliore e consapevole ha bisogno di radici ben piantate nella terra, ha detto la presidentessa della sezione di Lanciano dell'AMPI, Maria Saveria Borrelli. L'AMPI mette al primo posto l'aiuto e diciamo, la difesa dell'ambiente, e giustamente lo vogliamo fare, il titolo lo dice lo stesso, Memorie per la Pace, la memoria di ieri che è fioriera di oggi, di questi gesti ricchi di significato. Uno degli ulivi piantati proviene dalla talea dell'ulivo millenario vicino all'abbazia di San Giovanni in Venere a Fossa Cesia. Emanuele, 13 anni, se ne prenderà cura. Che significato ha per te aver piantato quest'albero? Ma questo è un significato grande, è una grande responsabilità per me, per far crescere sano questo albero, perché, come hanno già detto, è l'albero dei giusti, l'albero che deve far ricordare e non deve far scordare e non deve fare dimenticare. Come farai a prendertene cura? Ah, sicuramente mi aiuteranno i miei familiari, e poi verrò qua e lo innaffierò e vedrò come sta, anche sull'aiuto di chi ha più esperienza di me, come mio nonno. Nel corso della cerimonia lo storico Gianni Orecchioni ha ricordato il ruolo di Lanciano nella lotta partigiana. Di pace e libertà ha parlato anche lo scrittore Remo Rapino, presenti i consiglieri di minoranza Piero Cotellesse e Dora Bendotti e l'ex primo cittadino Mario Pupillo. Critiche per l'assenza dell'amministrazione comunale, né il sindaco Filippo Paolini né esponenti della giunta o della maggioranza consigliare hanno preso parte alla cerimonia. Va ricordato, sottolineano i promotori dell'iniziativa, che Lanciano è città medaglia d'oro alla resistenza. Cipa, 27 anni, medico, ebrea polacca, morta nel bombardamento di Orsogna, era internata a Orsogna. L'8 gennaio 1944 lei è stata tra le prime internate a Villa Sorge. Colin Kate, 43 anni, ebrea tedesca, muore ad Auschwitz. Di Porto Elena, una donna di un interesse affascinante alla quale bisognerebbe dedicare come minimo uno spettacolo teatrale. Lei era un'ebrea romana, venditrice ambulante e con la passione del pugilato. E questa donna ha una storia molto molto particolare, comunque insomma è stata arrestata dopo aver picchiato due fascisti che avevano aggredito una persona anziana che leggeva l'Osservatore Romano. Li ha aggrediti, li ha stesi a terra e ha spezzato il manganello col quale loro stavano picchiando questo povero uomo. È stata internata, considerata folle, come spesso accadeva a chi era antifascista, e praticamente si è fatta tutto il periodo girando da una parte all'altra. È stata a Lanciano, nel campo femminile, e quando è stata liberata si è unita con la resistenza romana e aveva saputo che ci sarebbe stato il rastrellamento degli ebrei e aveva detto a tutti di scappare, ma non veniva creduta perché era passata la voce che lei era pazza. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso insieme, o partigiano. Portami via, che mi sento di morire.
se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Ma i simboli sono importanti, vanno onorati, e se l'amministrazione non li vuole onorare, io penso che potrebbe essere per noi una bella sfida quella di dire: questa è la nostra memoria.